Benissimo, il tempo continua ad essere schifoso, fa freddo, non è un'estate degna di questo nome e continuo ad avere la canottiera. Allora, ero rimasto che volevo parlare del diavolo, no? Cioè così come viene rappresentato nel mazzeismo, così come viene rappresentato nell'ebraismo e così come viene rappresentato nel cristianesimo, per fare dei raffronti. Allora, nell'Antico Testamento, come ho detto, il diavolo, così come viene inteso normalmente dai cristiani, non c'è. Cioè, non si parla di una ribellione di Lucifero all'origine dei tempi, né appunto di uno spirito maligno che passerebbe il suo tempo a spingere gli uomini al male. Nel tentativo di farli perdere, no? Di allontanarli da Dio. Nell'Antico Testamento questa rappresentazione dello spirito del male non c'è, non esiste. È vero che in alcuni libri si parla di Satana, che in ebraico significherebbe avversario, l'avversario, no? Ma è, a quanto pare, un titolo generico, attribuito appunto a, di volta in volta, un determinato avversario. Nel caso, per esempio, del libro di Giobbe c'è appunto Satana che dice a Dio, Giobbe ti è ubbidiente solo perché gli va tutto bene. Però, se le cose gli andassero male, vedresti come si comporterebbe, no? E Dio si lascia tentare da questo sospetto e allora decide di mandare parecchie disgrazie, cioè a più non posso, a Giobbe, no? Da notare appunto che non è il diavolo, cioè il Satana, la causa diretta dei guai di Giobbe, è semplicemente quello che ha messo la pulce nell'orecchio a Dio. Ecco. È qualcosa di molto distante dal concetto del diavolo che c'è nel cristianesimo. In quel senso, Satana è appunto un avversario genericamente inteso, un personaggio della corte di Dio, no? Uno dei tanti angeli, che non è particolarmente cattivo e maligno, è un po' malizioso, no? E probabilmente vuole, cioè, vuol mettere alla prova il rapporto fra Dio e Giobbe. E quindi non ha niente a che vedere con il diavolo così inteso nel cristianesimo, e neanche con il diavolo inteso nel mazzeismo. Cioè, noi vediamo che il cristianesimo, cioè il concetto cristiano del diavolo ha una diretta parentela non con l'ebraismo, ma anche stavolta con il mazzeismo, come con lo Spirito Santo, anche il diavolo viene rappresentato in un modo simile, simile ma non identico, perché ci sono poi delle differenze nel modo in cui il diavolo viene rappresentato nel mazzeismo e quello nel cristianesimo, sostanzialmente nello stesso modo, ma ci sono delle differenze. Per esempio, nel mazzeismo non esistono le possessioni demoniache, cioè lo spirito del male è semplicemente colui o quella cosa, perché non è ben chiaro se si tratta di un essere personale o di una forza impersonale, che semplicemente suggerisce agli uomini la malvagità, cioè la violenza, la crudeltà, la disobbedienza a Dio. L'allontanamento da Dio, la distruzione, la morte, no? Cioè, lo spirito del male è semplicemente la causa prima, misteriosa, spirituale di tutti gli atteggiamenti, cioè di tutta la mentalità distruttiva che è nell'uomo. Allora, questo che si contrappone invece allo Spirito Santo, che è quello che ispira pensieri di pace, di amore, di armonia, di progresso, diciamo, e di conseguenza, il
le due forze collidono sempre, no, in una continua battaglia. E nel cristianesimo noi ritroviamo quel senso di battaglia universale tra il bene e il male, mentre nell'ebraismo questo senso della battaglia universale tra il bene e il male non c'è, non esiste. Se voi leggete l'Antico Testamento, non troverete una contrapposizione fra lo spirito buono e lo spirito cattivo. Il senso della Bibbia sta più che altro nel patto del popolo ebraico con il suo Dio. E basta. Non viene affrontato, diciamo, come dire, il senso metafisico dell'universo, anche perché nell'ebraismo originario, non c'è un'attesa di un mondo nuovo. A un certo punto compare il Messia, sì, e anche lì sarà bene, cioè mostrerò come ci siano delle cose interessanti nei rapporti tra le tre grandi religioni. Non sto parlando dell'islamismo, ma appunto mazzeismo, cristianesimo ed ebraismo, perché è tutto lì che si gioca. L'islamismo è venuto dopo tutte le altre e al momento non c'entra. E allora, dicevo, nell'ebraismo, se voi leggete la Genesi, i libri del Pentateuco, non c'è un'attesa del Messia, non c'è una vita ultraterrena, non c'è un'attesa di un mondo nuovo, di una palingenesi, e non c'è neanche il senso di una battaglia universale tra il bene e il male. Tutte cose che invece ci sono nel mazzeismo fin dalle origini. Così come sono tutte cose che si trovano nel cristianesimo fin dalle origini del cristianesimo. Cioè noi più andiamo avanti vediamo che il mazzeismo fin dall'inizio ha avuto tantissime caratteristiche in comune con il cristianesimo, mentre l'ebraismo in origine non ne aveva praticamente nessuna. Nessuna. Cioè ebraismo originario e cristianesimo non sembrano avere qualche parentela. Mentre mazzeismo e cristianesimo sembrano averne parecchie, e su questo fatto parecchi storici delle regioni, ma anche persone comuni, si rendono conto di questo, no? E capiti che ci sia gente che dice: ma il cristianesimo non è altro che una forma di mazzeismo un po' ibridizzato. In Italia di questo dibattito non se ne sa niente, è una cosa che lo si può scoprire guardando i video di YouTube sul mazzeismo in lingua inglese, no? E quindi noi siamo esclusi perché la quasi totalità degli italiani non conosce le lingue, non conosce l'inglese, di conseguenza, solito provincialismo italiano, noi non ne sappiamo niente. Cioè in Italia più che altro ho trovato qualche paragone fra mitraismo e cristianesimo, semplicemente perché Mitra era nato anche lui il 25 dicembre, più in là, cioè un fatto molto banale. In realtà Cristo non era nato il 25 dicembre, ma se la sua festa, il suo anniversario, è stato messo là proprio perché era la festa di Mitra, no? E cioè, anche lì dimostriamo di essere perfettamente ignoranti di tutto. E vabbè, per tornare a, perché in realtà appunto non bisognerebbe star lì a guardare il mitraismo, ma il mazzeismo, di cui nessuno sa niente in Italia, come dico e come ripeto. Allora, chiudendo un attimo il discorso sul diavolo, no? Cioè, dicevo che nel mazzeismo le possessioni diaboliche non esistono. Il diavolo non è uno che, cioè, uno spirito che prende possesso di singoli individui e facendoli comportare come dei poveri pazzi ed esasperandoli, no? Probabilmente perché, non so, forse i mazzei si sono resi conto che immaginare il diavolo intento in questi frivoli passatempi è un po' sminuire, mettere in burletta una cosa che è molto più grave, cioè il male è la forza che spinge gli uomini a distruggere, a uccidere, a rovinare, no? Ecco, ed è questo che significa il diavolo,
diavolo non è, cioè non viene inteso appunto come il mostriciattolo che si nasconde nell'ombra, ma è semplicemente quella spinta che abbiamo tutti noi verso il male, no? Che si contrappone alla spinta verso il bene. Allora, alcuni Mazdei, da quello che ho capito, rifiutando l'idea della personalità del diavolo, cioè che Angra Mainyu e Spinta Mainyu non siano esseri personali, ma semplicemente forze spirituali impersonali, no? Sostituiscono il termine spirito con mentalità, no? Per dire sono due mentalità diverse, due spinte mentali diverse. E sostanzialmente è così che bisogna considerarlo, cioè io dico, non ha importanza considerarli come due esseri personali o meno, o due forze impersonali, cioè l'importante è sapere che ci sono, no? Che esistono nell'uomo due spinte diverse, una alla creazione e una alla distrazione, una all'amore e l'altra all'odio, uno alla virtù e l'altra al vizio, diciamo. Sostanzialmente poi il messaggio del mazzeismo è quello, no? Cioè rendersi conto che l'uomo è teatro di una battaglia tra il bene e il male, continua. Però senza nessun senso di colpa, senza nessuna colpevolizzazione, no? Senza nessuna angoscia esistenziale, ma anzi sentendosi fiduciosi che se si vuole che il bene trionfi, alla fine trionferà. All'uomo viene chiesto questo, mentre nel cristianesimo c'è tutto il senso di colpa per il peccato originale, noi appunto siamo niente di fronte a Dio, siamo poveri peccatori, noi non siamo, come dire, soldati che combattono al suo fianco, ma appunto servi inutili. Cioè l'atteggiamento, i concetti sono gli stessi, ma l'atteggiamento mentale è molto diverso, è profondamente diverso. E di conseguenza forse è proprio per questo che nel cristianesimo c'è questa idea del diavolo come mostriciattolo che ti fa i dispetti, nel senso che appunto l'uomo si sente in balia di forze più grandi di lui, il bene e il male sono entrambi forze più grandi di lui, Dio e il diavolo, lo Spirito Santo e il diavolo sono forze più grandi che lo trascinano di qua e di là, no? Lo spirito soffia dove vuole e ti trascina dove vuole lui. Il diavolo fa altrettanto, ti possiede, no? Ti sbatte di qua e di là e solo la grazia di Dio ti può salvare dalle possessioni demoniache e robe di questo tipo. Ecco, invece niente di tutto questo nel mazzeismo, dove l'uomo è sempre responsabile e può dire sì o no ai due spiriti come quando vuole. È una differenza di non poco conto. Parentela, ma differenza. Allora, proseguendo, no, nel campo delle somiglianze, come ho detto, nel mazdeismo, fin dalle origini, c'è l'attesa di un messia, o meglio, un salvatore che deve venire, e di una palingenesi universale. Il mazdeismo, così come il cristianesimo, fin dalle origini e a differenza dell'ebraismo, ha avuto una ben precisa dottrina sull'aldilà, no? Magari un po' sfumata, anche il cristianesimo all'inizio aveva un concetto abbastanza sfumato dell'aldilà, no? E dunque c'è anche nel mazzeismo, fin dalle origini, e a differenza che nell'ebraismo, c'è un paradiso e un inferno. Però attenzione, l'inferno non è eterno. Proprio perché Dio è più potente, proprio perché alla fine trionferà il bene e non il male, di conseguenza anche l'inferno, il regno delle tenebre, avrà una fine. Alla fine ci sarà una salvezza e una trasformazione universale, non di alcuni eletti e altri no. Alla fine anche i peccatori raggiungeranno Dio. Perché? Perché appunto se si crede che deve vincere il bene, non è possibile che degli esseri creati da Dio restino preda del male per sempre, no? Sotto questo punto di vista è più coerente la visione Mazdea di quella cristiana. L'inferno non è eterno. E dunque, alla fine quindi ci sarà una battaglia finale tra il bene e il male, un'apocalissi.
e finisco per il momento qua e continuo la prossima.